Carissimi giovani, cari amici di Padre Pio TV, pace e bene. In questo giorno in cui ricordiamo la nascita di Padre Pio, celebriamo il suo compleanno, voglio chiedervi di pregare per la nostra famiglia religiosa, l'ordine dei frati minori cappuccini, ma in modo particolare per la nostra provincia, la provincia a cui Padre Pio apparteneva e che lui amava fortemente. Pregate per noi. Ma cosa dovete chiedere per noi? Di cosa ha bisogno un frate minore cappuccino? Nel libro dell'Apocalisse, Gesù rimprovera la chiesa di Efeso perché aveva perso il fuoco del primo amore. Ecco, chiedete per noi che possiamo essere persone che scoprono sempre la bellezza di quel primo amore, quell'amore che a un certo punto della nostra vita ci ha toccati, ci ha spinti a seguire Gesù in una via particolare, ci ha spinti a fare una scelta per tanti aspetti controcorrente. Come in ogni relazione importante, abbiamo bisogno continuamente di riscoprire e di rinsaldare il fuoco del primo amore. Spesso il passare del tempo, la stanchezza, l'azione del nemico possono arrivare a far affievolire quella fiamma. Questo avviene soprattutto quando non c'è più Gesù al centro del nostro cuore. Quando spostiamo Gesù dal centro della nostra vita, quella fiamma comincia ad affievolirsi. Quello di cui noi religiosi abbiamo più bisogno è la capacità di rimettere sempre Gesù al primo posto, al centro della nostra vita. È un impegno costante, un impegno che deve essere rinnovato di giorno in giorno. In fondo, il senso della professione religiosa è proprio questo. I voti di povertà, castità, obbedienza non significano altro che mettere Gesù al primo posto. Attraverso di Lui, poi, possiamo vivere una buona, una vera relazione con noi stessi, con gli altri, con le cose. Attraverso Gesù possiamo scoprire gli altri come fratelli, le cose come mezzo, la nostra volontà come strumento nelle mani di Dio per il bene di tutti. Pregate per noi, perché possiamo essere costanti in questo impegno. Ma badate bene, non è un impegno a fare tante cose, o a fare cose straordinarie o addirittura impossibili. L'unico impegno nostro è focalizzare l'obiettivo su Gesù. Come un bravo fotografo deve continuamente regolare il fuoco della sua macchina, così il religioso ogni giorno deve centrarsi su Gesù. Questo soltanto ci serve. Pregate per noi. Grazie per la vostra preghiera e per il vostro affetto. Pace e bene.